L'artrosi dell'anca è una malattia oggi molto frequente che determina una diminuzione della qualità della vita. Non, come io dico ai miei pazienti, di artrosi dell'anca non si muore, ma si vive male. L'artrosi è una malattia degenerativa che quindi col passare del tempo determina delle alterazioni della forma dell'articolazione dell'anca. Articolazione dell'anca che è fatta da due componenti, una palla perfettamente rotonda. Immaginate una palla da biliardo che è la testa del femore e l'altra componente è un buco dentro il quale va la testa del femore che si chiama acetabolo, che è l'osso del bacino. Quando queste due componenti sono rovinate, ovviamente diminuisce la qualità della vita e quello è il momento di fare l'intervento di tipo protesico, cioè la protesi totale dell'anca, che vuol dire sostituire sia la testa del femore che l'acetabolo con qualcosa di artificiale. Questo determina un buon movimento dell'anca che non risulta più doloroso, cioè il malato è restituito a una vita normale da un punto di vista lavorativo e tanti pazienti, io lascio anche fare una con moderazione, una certa attività sportiva. L'intervento di tipo protesico ormai non ha più un'età limite. Io ho fatto protesi in persone di 18-19 anni, come ho fatto protesi in persone di oltre i 90 anni. È chiaro che il tutto deve emergere da spiegare al paziente che cosa vuol dire fare un intervento di tipo protesico e che tutti quanti gli accertamenti, parliamo per malati di una certa età, che non abbiano patologie che possano controindicare l'intervento di tipo protesico. Tutto questo ovviamente porta alla conclusione di fare l'intervento di protesi totale, che è quello che serve al paziente per ripristinare una sua vita e una qualità di vita normale.